Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati a un 25esimo episodio di questa serie con gli otto mani in Europa Universalis 4. E dicevamo, allora, mi sono reso conto a un certo punto, non so se l'ho detto già, che la Dimma è sparita e non so quando cavolo sia successo. E perché? Sapevo che con gli otto mani questo poteva capitare, ma adesso non ho capito quando è successo. Vediamo un po' con gli Amir qua se possiamo fare. Prendere un generale. Ne abbiamo già tre, non serve. Allora, volevamo dichiarare guerra alla Valachia per poi dichiarare guerra agli Aragonesi. Chiamando il Commonwealth. Il vero problema è che stavo vedendo, io mi sono buttato qua dentro. Mi posso tirar fuori? Sì, sì, ciao. Non vorrei trovarmi in una guerra di Lega che sia veramente ingestibile, perché non ho controllato bene i rapporti di forza, ma Castiglia è una pippa. Inghilterra sarebbe il leader, ma sta da quest'altra parte. Commonwealth è più o meno tosta, ma 12, noi 14, 13, 14, 15 addirittura. La Francia che sta da quest'altra parte. Quindi, secondo me, in questo c'è Ungheria che sta nei cattolici. Quindi, guardando, come potete vedere, la Lega cattolica è molto più forte di quella, però potrebbe succedere che questi si sentano così forti da attaccare perché ci siamo noi e ci troveremo in mezzo a una guerra che di fatto al momento a noi non ci interessa nulla. Se l'Austria mi diventa l'impero mi diventa protestante o meno, perché tanto a noi per unificare l'Islam all'interno dell'impero non ci serve nulla. Ci servono queste regioni della Sicilia, qualche regione qua tipo Cordova e fino a qua giù. Quindi a me che cavolo mi interessa? Mi tiro fuori, mi sono tirato fuori, ciao. Poi, vediamo un po'. Allora, Valachia. Portiamo degli uomini qua in Valachia. Portiamo degli uomini al confine loro. E forse è un'esagerazione. Ok, lasciamo questi qua. Che stavano andando dei ribelli. Mi piglierei questi dalle Indie. E li porto qua. Poi c'è da capire se voglio dichiarare per i miei casus belli o per i cor di Napoli. Perché io vorrei pigliare questa parte di costa e i loro cor. Vedremo. Quindi adesso mi dà la possibilità di convertire tutta sta roba proprio perché abbiamo il coso qui. Però, vedete, nessuno di questi mi dà military power, addirittura non serve. Un diplomatico, manpower. Ah, manpower. Ok, lo facciamo. 15 di manpower. Contributo soldi. Diplomatic power. Quanto perdono? 15 di realtà. Ok, lo facciamo. E diamo un po' di prestigio e riequilibriamo. Allora che cosa potremmo chiedere invece? Punti amministrativi. Quei soldi pigliano. Ok. Un inquisitore. Ok. Un inquisitore. Di questo. E gli do dei soldi così recuperano. Allora l'inquisitore. Missione strength. Eccolo qua. Ok, adesso posso convertire qualcosa. Magari converrebbe anche alzare un po' la stabilità. Quindi converto sicuramente più velocemente un po' di roba. Quindi cominciamo a convertire. Non che sia preoccupante la Religious Unity, però sapete, meglio farlo. Allora, siamo pronti sul confine valaco. E metto al massimo di nuovo le truppe. Questi li portiamo qua. Questi li portiamo qua. Perfetto. Qui ci metto un leader con buona manovra, che dobbiamo attraversare un fiume. Le navi non sono in mothball, però a sto punto uniamole tutte. E posso fare una nave. Facciamo un'altra galea, non si sa mai. E queste le mettiamo
qua, dove in verità converrebbe portare qui in Lucania un po' di uomini. Hanno eletto un altro tizio. Io Venezia me la sto dimenticando, cioè sinceramente facciamo i claim su Venezia e prima o poi la dobbiamo togliere da mezzo. Allora, la guerra contro la Valachia a me serve solo e semplicemente per chiamarmi tizio, anche perché ho visto che i cor costano una quaresima qua, 139 in questo caso. Vabbè, potrei pure prendermelo, giusto quello. C'è morto chi? Non mi dica che è morto l'inquisitore, ma incazza, no, non è morto l'inquisitore. Morale delle armate, sì, mi piace. Bene. Quindi attacchiamo. Take Busao, chiamiamo loro. E attacchiamo qua. Wow. Subito tolti dalla faccia della terra. Tu mettiti qua. Ok, ci mettiamo qua e prendiamo Busao. Abbassiamo un po' la velocità per divertirci con Aragona. Chiediamo il passaggio a loro. Pausa. E adesso tocca decidere se dichiarare guerra per i Cor o dichiarare guerra per i Claim. Allora, Tech Cannaba 75%. Tech questo 25%. Da una parte è meglio. Li aiuterebbe Savoia. Cos'è Savoia? 1, 2, 3 e 1, 2. Vabbè, non penso ci sia da... Prendiamo Calabria. Loro non li possiamo chiamare. E la guerra con... Valachia ci serve semplicemente per evitare che i polacchi ci vengano contro. Questa è. Quindi noi ci mettiamo qua. Aspetta, ho un leader per l'assedio? No. Vediamo un po' se esce roba veramente. Che schifo. Mazza. E vabbè, ci mettiamo questo. È sempre meglio un leader che niente. E facciamo la nostra bella assedio. Tu qua e tu qua. Andiamo avanti. Ah, ci hanno tolto la possibilità di passare. Sti cazzi, noi siamo passati. Quello che dovevamo fare, l'abbiamo fatto. Grazie, Castiglia. Ma non serve a nulla. Allora, le navi aragonesi, quante sono? Non so tantissime, 6, 12. Io ho 10 navi pesanti, 19. Ok, siamo comunque superiori come tipo di navi. Vediamo se becchiamo dove stanno le navi. Genpaiti, perché adesso sto cercando di fare un po' di conversioni. Non posso muovermi di là. Ok. Mettiamoci i cannoni sotto un po' di artiglieria là sotto. Ok, buttiamo giù quelle due. Dovrei trovare dove stanno le navi aragonesi. Vediamo un po' se le troviamo. Queste due. Sempre le cose che fa sto gioco. Saranno due navi che avrò creato vicino alla flotta commerciale. Eccole là, eccole là, eccole là, eccole là. Ok, c'è un po' di tempo in più adesso per i diplomatici, ma vediamo dove che si andranno a nascondere. In Sardegna? Bene. A noi piace. Vediamo se restano lì mentre io sposto le navi. Mercantilismo. Perso un sacco di soldi, aspetta, fermo, vediamo se qualcuno mi dà soldi. No. Ok, se non piglio prestiti, grazie. Ok, appena scendono questi le navi le posso pure portare dall'altra parte, perché tanto alla fine... Perfetto.
Infatti le navi subito se ne sono scappate come hanno capito Antifona. Ok, andiamoci a bloccare le coste lì. Bello, danno, grande. Vieni qua tu. Ok, è caduta questa. Calabria pure è caduta, andiamo avanti, Messina. Qui c'è... Madonna, questi quanto cavolo di alleati c'hanno. Facciamo sto claim, vediamo che succede. Potrei salire di livello militare. No. Vediamo se c'esce qualche generale. Vabbè, ma i generali grossi non fanno schifo. Dobbiamo stare solo attenti a non sprecare punti praticamente. Magari facciamo un po' di sviluppo, va? Development. Bene. A posto, vabbè. Vai. Hanno problemi di ribelli, meglio così per noi. Chi cazzo? Ah, Brabant. Ok. Scusate, avevo dimenticato gli alleati, sono arrivati, eh. Stanno lì da un bel po'. Devo vedere nei messaggi di Meta la cosa che mi dice quando cominciano gli assedi, se no mi fanno ste sorprese e manco me ne accorgo. Che cosa diavolo è successo? Mi sa che mi hanno distrutto qualche nave che stava... Ah, questa. L'avevo appena creata, tra parentesi, mi sa. Si stava spostando al punto dove è stata creata. Vai avanti, vai avanti. Ok, Savoia è senza uomini adesso. Ok, assedio è andato a buon fine. Mi stanno truppando come matti. Scoppiata la guerra? Cos'era quella cosa con l'Inghilterra? Ah, Ragona è attaccata anche dalla Francia, fa piacere a noi. Aia, 30 uomini lì, mica uno e due. Andiamo a prendere le Baleari, perché la Francia attacca per le Baleari. Stardo, vai. Scendi, scendi, scendi. Sì, quella guerra con la Francia sarà un po' più lunga di previsto per loro. Abbiamo liberato la Serbia. Ok, il Commonwealth sta assediando l'Austria. Ah, perché il Commonwealth sta difendendo... Ecco la Vienna. Sta difendendo Aragona. Vediamo se riusciamo a scendere e non farci fare le penne. No. No, stupido, no. Oh, sono usciti. Che culo. Ho perso un bel po' di uomini là, eh. Parte di questi.
Ok, trade efficiency. Dovrei riuscire a portare. Ok, Messina è caduta, bene. A portare qualche altro uomo da quest'altra parte. Ma perché si sono nascosti qua? Vabbè. Ok, Savoia è fuori dai giochi, vediamo un po'. 28%, Dacci, War Reparation, Papal State, no? Allora, tieni di War Reparation, che con Papal State può essere che ci troviamo in guerra, dai. Sei Ducati. 23%, Brabant. Manca una pace bianca, può fare. Brabant è qua. Ma come sono arrivati loro? Brabant tocca... Madonna, quanto è grosso. Capitale è questa? No. Guerre? E Holland? Nemmeno. Quale caspita è la tua capitale, Brabant? 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 Vediamo. Ok, andiamo vicino vicino. La vera di Brabant è Brabant. Ah, uomini. Ma non è che fai pace, no? Non fai pace. Non ti interessa. Qui è Drylands. Allora, mettiamoci ad assediare la capitale aragonese. E i ribelli, ok. Ok, l'abbiamo presa perché praticamente ci siamo infilati. Non manco controllato, è stata una botta di fortuna. Aragona. Abbiamo dei pretendenti qui accanto a noi. Mettiamoci un buon leader perché non sono con alto morale. Ok, ci siamo. La guerra praticamente è vinta in questo momento. Hanno fatto uscire altri 33. Dobbiamo riassediarci quella. Ok. Andiamo giù sti cacchio di ribelli, dai. Ok, liberiamo questa. Perfetto, allora vediamo un po'. Allora, innanzitutto devo spostare gli assedi qua a Napoli. Preciso. Perfetto. Quindi vediamo se riusciamo a chiudere questa cosa con Napoli. 2 e 3. E ce li dai. Poi mi dai la costa africana. All'ultima ti fermi perché... Che te devo fare più di questo io a temo?
te butto di nuovo a terra questi, perché sennò me levano la capitale. Uno. Quindi a terra, via. Perfetto. Poi vediamo un po' di bloccarti un po' di porti. Porto e valle. Ho preso un po' di morale. Ok. Vai, vediamo. Vediamo se Brabant esce, Sillo. Ok. 69%. Ok, allora ragioniamo ora. Sì. Ragioniamo. War reparation. Anche. Con chi sei amico te? Col Commonwealth. Ci siamo quasi, eh? Ragionerai. Ah, boh. Tieni il War Reparation, dammi i soldi e ciao. Riportiamo questi a casa. Oh, ho 20 navi di trasporto qua, ma perché non entrano questi? No, dai. Vabbè. Qualcuno mi deve spiegare mo perché io non posso mettere i miei uomini sulle navi, eh. Ok, scendiamo con questi a terra, dai. Ah, noi abbiamo ancora da far pace con la Valachia. Ok, ci pigliamo quella su cui abbiamo il claim. I soldi. War reparation. Basta. Poi... liberiamo questo e chiudiamo questo episodio. Ovviamente era il separatismo, purtroppo. Adesso devo ringraziare il gioco che non mi ha fatto mettere i miei uomini sulle navi. Giustamente. Dove sono arrivati questi? Ok. Ok, messa a posto, vediamo un po'. 13.6 extension. Vedete insieme qua. Così. Abbiamo perso un bel po' di uomini.
Divine Power sicuro. Vediamo pure il livello uomini 151 194. Ammazza. Abbiamo tre navi in più. Abbiamo vinto delle navi nei vari scontri. Allora, tu vai qui. Claim su Venezia. Ti sei alleato un mezzo mondo. Brandeburgo, forse è l'unica che. Ah, effettivamente è bella grossa. Però forse noi dovremmo cominciare a pensare a loro. Provenza, Bohemia, Portogallo. Portogallo, Provenza. E prendere i core. Oltre i loro core dovremmo anche prenderci queste. E Cordova. Abruzzi, Barico, senza Dara. Quindi Dara. I nostri... io non ho messo più il terzo. Commonwealth, no, non lo posso mettere. Ok, andiamo avanti con le... ok, siamo saliti di livello amministrativo e diplomatico. Livello militare l'anno prossimo. Mi sa che posso rispostare qui. Che tutti i core che facciamo ogni volta messi a fare qua. Ok, anche a livello militare. Ah, postissimo. Prossime idee, prossimo livello. Io direi che anche prossimo episodio. Vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione. Noi ci vediamo nel prossimo episodio.